Diciamo che plebiscito.eu era il contenitore che aveva, è il contenitore che ha la qualità politica, le persone, le menti che hanno partorito, ce lo ricordavano sia Alex che Bernardini, dei fatti storici che hanno determinato un'accelerazione fortissima verso l'esercizio completo dell'indipendenza. Era il contenitore dove milioni di contatti hanno avuto accesso per esprimere la propria volontà di indipendenza. Oggi è partita una fase sul territorio, dovremmo, prima Manuel diceva che parecchia gente qui oggi è gente che si muova, abbiamo bisogno di andare a contattare tutti quei 2 milioni di persone che hanno espresso la propria volontà e dovremmo attivarli tutti. Un contenitore chiamato Veneto Sì. Quindi una fase nuova, l'oro delle menti delle persone che hanno partorito un gesto storico, il know-how di tantissimi veneti che si sono sentiti accomunati in un evento storico, in Veneto Sì. Bene, ora andiamo al sodo con Gianluca e lascio a te la parola per la relazione. Allora, io vorrei partire da un'intervista che ho letto una settimana fa, un'intervista che secondo me è la base di partenza per capire quello che stiamo facendo. Una settimana fa il primo ministro dello Stato italiano, Matteo Renzi, ha detto che nel mondo non c'è consapevolezza di quanto valga l'Italia, perché a ben guardare, al di là di alcune piccole cose, l'Italia ha un grande valore e queste piccole cose, lui diceva, sono il sistema burocratico, la giustizia, il fisco. Ma allora che senso ha tenere in piedi uno Stato se non funziona in tutte le componenti per cui uno Stato si giustifica? Probabilmente 150 anni, 148 per quanto ci riguarda, sono più che sufficienti a dire che quel progetto politico è un progetto politico che possiamo accantonare e che è giunto il momento invece di sostituire con un altro progetto politico che si chiama Repubblica Veneta. Noi siamo qui per questo. Noi siamo qui per dare ai nostri cittadini, per dare al nostro territorio finalmente gli strumenti per poter operare. Gli strumenti per poter operare sono quelli di avere un sogno, una speranza, una possibilità di agire. E questo sogno, questa speranza, questa possibilità non possono esistere se il progetto che dovrebbe unirci è fallito. E allora dobbiamo sostituirlo. Siamo qui noi per questo, per mettere in campo un nuovo progetto politico che si chiama Repubblica Veneta. Veneto Sì è l'organizzazione che nasce dalla stessa classe dirigente che ha messo in atto un'operazione che ha cambiato il paradigma della politica, come ci è stato ricordato, che è il plebiscito digitale e che sta portando avanti un processo di legittimazione di quel voto che proprio in questo momento sta avendo una propria finalizzazione attraverso l'opera della Commissione di Osservatori Internazionali guidati da Beglar, David Tavarchi Laze e che porterà alla certificazione degli oltre 2 milioni di voti di veneti che hanno votato sì all'indipendenza della Repubblica Veneta. Veneto Sì si inserisce in un'altra fase, nella fase quotidiana di costruzione del consenso per evitare che gli strumenti che si riconoscono in quel progetto politico che abbiamo visto è fallito abbiano ancora una voce in capitolo e pongano dei freni all'esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta. Quindi era fondamentale dare vita a un'organizzazione che potesse permettere ai nostri concittadini di aiutarci e di individuare quel soggetto politico
che poteva rendere effettivo questo nuovo progetto. Che questo progetto politico, che la Repubblica Veneta sia la soluzione alla grave crisi che stiamo attraversando, questo lo sappiamo bene e verrà sviluppato probabilmente anche nelle tesi tematiche, ma è chiaro ed evidente a tutti che non possiamo più tollerare la situazione in cui viviamo oggi. Il Veneto è una potenza economica, il Veneto, la Repubblica Veneta, con la propria piena indipendenza siede e siederà al fianco delle nazioni più prospere d'Europa e del mondo. Questa deve essere la consapevolezza che ci muove nel dare concretezza ed esecutività al nostro disegno. In questo momento, paradossalmente, invece, noi ci troviamo come parte dello Stato italiano ad essere senza più nemmeno la possibilità, a non avere nemmeno più la possibilità di sognare. Questo è assolutamente paradossale e dobbiamo agire oggi ed ora, perché domani sarebbe troppo tardi per risolvere questo paradosso. E mi voglio rifare, visto che abbiamo iniziato a parlare d'Europa, a una parola, a un'affermazione che ha fatto il cancelliere Angela Merkel a proposito del processo di indipendenza della Catalogna. Angela Merkel ha detto che non è affare ovviamente né della Germania né di altri stati entrare nell'ambito di discussioni interne, però ha anche sottolineato una cosa, dicendo che la priorità dal suo punto di vista è l'intangibilità degli stati. Beh, io vorrei ricordare al cancelliere di Germania che per 35 dei suoi 60 anni lei ha vissuto in uno stato diverso da quello in cui oggi vive e che oggi guida. Vorrei ricordare alla Germania che i cittadini veneti, i veneti tutti e gli europei sono stati vicini ai tedeschi nel momento in cui hanno esercitato il loro diritto di autodeterminazione unificando la Germania Est e la Germania Ovest. Oggi ci aspettiamo altrettanta solidarietà e vicinanza nel momento in cui ci apprestiamo a tirare giù il muro della schiavitù della nostra oppressione fiscale. Questo si inserisce nella costruzione di un'Europa che sia un'Europa di libertà, un'Europa in cui non trovano spazio lo schiavismo fiscale, non trovano spazio la soppressione addirittura della dignità, perché guardate bene, quella che noi oggi stiamo combattendo non è più una battaglia di sola libertà, non è più una battaglia di giustizia fiscale, non è una battaglia per recuperare diciamo delle condizioni di benessere, ma è una battaglia di difesa della nostra dignità. Quella che viene calpestata in questo momento in Veneto è la dignità umana. Quello che noi ci apprestiamo a mettere in gioco è la difesa di diritti umani basilari, di diritti civili, di diritti che ci possano consentire di continuare a vivere in una società che vogliamo definire civile. Questa società si chiama e si deve chiamare Repubblica Veneta. Qualcuno potrebbe dire, ma che bisogno c'è che ti muovi tu, che vi muoviate voi a portare avanti queste cose? Ci sono molti altri attori, ci sono già un sacco di interlocutori che si stanno impegnando per il bene del Veneto. Bravo, chi e come soprattutto? Noi non possiamo dimenticare che chi porta avanti queste argomentazioni al lunedì a Bruxelles si muove a difesa del nazionalismo più oscurantista e antieuropeo, al martedì a Roma continua a fare quello che da 20 anni ha fatto, cioè nulla se non mangiare e sprecare le nostre risorse tradendo le nostre speranze. Il mercoledì magari a Venezia si scopre mezzo autonomista, mezzo indipendentista,
E poi il giovedì a Verona si scopre a difesa del tricolore e del centrodestra italiano. No, allora se questo è l'interlocutore, allora io dico che di Veneto sì c'è un gran bisogno, e c'è un bisogno ora, immediatamente. Perché il progetto della Repubblica Veneta non può che essere portato avanti da chi lo ha portato all'attenzione del mondo come mai prima si era verificato prima di adesso. E questo è avvenuto perché delle persone determinate, capaci, che avevano in mente, avevano disegnato un progetto, lo hanno messo in esecuzione, hanno dimostrato la propria capacità, la propria volontà, la propria determinazione con i fatti. E noi abbiamo rovesciato il paradigma della politica anche in questo. Prima abbiamo fatto i fatti e ora ci proponiamo come i naturali esecutori di quel progetto che abbiamo portato all'attenzione del mondo. Nessun altro può, ne ha il diritto e ne ha nemmeno le capacità, e forse osiamo dire nemmeno la conoscenza e la consapevolezza, per portare avanti questa missione. Questa è una missione che dobbiamo portare avanti noi, con la piena consapevolezza che abbiamo rovesciato il paradigma anche da un altro punto di vista. Noi abbiamo creato un'organizzazione che è, se vogliamo, un'evoluzione anche dal punto di vista della sua stessa struttura rispetto ai vecchi partiti. Il nostro movimento che nasce da una piattaforma digitale, noi possiamo dire senza tema di essere smentiti, di essere l'unica organizzazione che conosce e può contattare tutti i suoi elettori. E lo faremo. Questa è la sfida, questa è la missione che noi dobbiamo avere, ognuno di noi. Ognuno di noi avrà una scorta di nominativi, li andremo a contattare uno a uno e li porteremo al fianco nostro. In tre mesi, noi costituiremo nei fatti e nel territorio un'organizzazione che avrà il radicamento in termini di numeri di ordine di grandezza superiore a qualsiasi altra organizzazione che opera qui per conto di capitali lontane. Questo è Veneto sì. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo portare dentro di noi, dobbiamo cominciare a portare nel territorio, e dobbiamo, qualcuno l'ha già iniziato a fare, perché in questi giorni è partita già una prima azione di telemarketing da parte di qualche coordinatore. I risultati sono straordinari, sono sorprendenti oltre ogni aspettativa. Quando abbiamo stilato questo elenco di prime persone da chiamare, di nostri concittadini, per capire come la pensavano, se fossero stati favorevoli alla creazione di Veneto sì e all'azione che stavamo portando avanti, se fossero pronti ad impegnarsi con noi, beh, i risultati che sono venuti fuori sono stati assolutamente sorprendenti. La stragrande maggioranza assoluta di queste persone si è dichiarata pronta a scendere in campo al nostro fianco, ad aiutarci e ad entrare nel vivo per portare a compimento il progetto della Repubblica Veneta. Abbiamo un tempo in cui lo dobbiamo fare, perché ci sono dei mesi davanti a noi, dei mesi importanti, dei mesi in cui opereremo attraverso diverse fasi, sia nell'ambito delle istituzioni della Repubblica con la delegazione dei 10 e con delle elezioni primarie e delle elezioni politiche della Repubblica Veneta, sia nel campo ben più insidioso della competizione e del confronto anche in previsione di eventuali elezioni regionali con altre forze politiche. Non ci rimetteremo a questo. Come forse qualcuno di voi si ricorderà, fin dall'indomani della dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta di Treviso, noi abbiamo anticipato tre fasi della nostra azione. Due le abbiamo, come dire, presentate oggi, no? La prima sono le istituzioni della Repubblica, che cominciano a portare nella società la linfa vitale di una
di una nuova libertà, di una nuova possibilità di agire e di creare finalmente delle istituzioni che possono permetterci di lavorare in modo libero. La seconda è quella in cui opererà ovviamente Veneto Sì, e che riguarda la creazione di un'organizzazione, di una forza politica che ci possa permettere di agire anche nel territorio elettorale e di confronto con le altre forze politiche. La terza è la rivoluzione digitale. La terza è la rivoluzione digitale che esporteremo anche al di fuori del Veneto. Il primo obiettivo che porremo in essere sarà aiutare proprio gli amici lombardi che ci sono stati vicini oggi ad organizzare e indire un analogo referendum di indipendenza della Lombardia attraverso rete telematica. Noi siamo a loro disposizione, come siamo a disposizione, abbiamo dimostrato, agli amici di Trieste, siamo a disposizione degli amici sardi, come sapete ci hanno invitato al loro congresso, siamo a disposizione degli amici siciliani, affinché quello che abbiamo iniziato a fare in Veneto trovi un proprio esempio da seguire anche in queste altre regioni, in questi altri territori, per far sì che quel progetto che ormai è arrivato a propria fine dello Stato italiano trovi anche in quegli ambiti dei progetti nei quali quei cittadini possano credere. Allora, dobbiamo essere consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli che siamo noi, qui e ora, gli unici che possono portare a compimento la nostra libertà. Gli artefici del nostro destino siamo noi stessi, a condizione che lo vogliamo. Io credo che le persone che sono presenti qui questa mattina lo vogliono tutti. Tutti siano consapevoli che la Repubblica Veneta è l'unico obiettivo che noi possiamo tracciare. Tutti sono consapevoli che ci vuole preparazione, capacità e determinazione, ci vuole la voglia e la forza di dare attuazione a quel percorso che abbiamo iniziato a marzo di quest'anno. Tutti siamo consapevoli che il tempo è breve, allora diamoci da fare, da domani cominciamo ad organizzarci, da domani cominciamo a costituire questo motore nuovo che risponde al nome di Veneto Sì, per far sì che il destino della nostra terra si compia e che non sia un destino di emigrazione, ma sia un destino finalmente e nuovamente di prosperità come ci meritiamo. Qualcuno ci chiede come ci porremo nel quadro, come abbiamo intenzione di agire nei confronti delle altre forze politiche. È presto per dirlo, ma una cosa è certa: noi non siamo portatori d'acqua per nessuno, noi siamo gli architetti, gli artefici dell'indipendenza della Repubblica Veneta, e come tali siamo consapevoli che solo un architetto per l'indipendenza della Repubblica Veneta potrà avere un pieno mandato per rendere esecutivo questo progetto e dargli una prospettiva in tempi brevi affinché trovi la propria attuazione. Nessun altro oggi che io sappia nel quadro politico è in grado e si è proposto di far questo. Vi propongono altro. Voi ogni settimana sentirete sui giornali, come avete sentito, delle alchimie, delle formule, delle nuove interpretazioni e delle nuove conversioni sulla via di Damasco. Nessuno di questi e nessuna di queste formule però si coniuga secondo quello che è il verbo dell'indipendenza della Repubblica Veneta. E allora, se questo è vero, è altrettanto chiaro che nessuno di questi interpreti, nessuno escluso, può rappresentarci, nessuno di questi interpreti, nessuno escluso, può ricevere la nostra fiducia per portare avanti questo progetto.
Gli unici siamo noi, dobbiamo acquisire questa piena consapevolezza che abbiamo già acquisito, perché nel momento stesso in cui noi ci siamo pronunciati a marzo scorso per la nostra indipendenza, abbiamo di fatto riconosciuto una cosa: ci siamo alzati in piedi e ci siamo affrancati dalla schiavitù, anche solo mentale. Abbiamo detto sì alla nostra indipendenza contro tutte le sirene del no, contro tutte le, se vogliamo, i richiami del nostro aguzzino, e abbiamo capito che fino al giorno prima eravamo schiavi. In quel momento la Repubblica Veneta ha cominciato a fare i primi passi. Siamo come quel bambino che comincia a camminare, magari cade, però si rialza col sorriso, perché ha capito che la libertà vale anche una piccola caduta e che da lì non tornerà più indietro. In pochi mesi, così come qualsiasi bambino comincia a camminare e a sentirsi fermo e sicuro sulle proprie gambe, noi cominceremo a sentirci più sicuri e a camminare sempre più dritti sulla nostra schiena verso il nostro cammino di libertà. Forza ragazzi, questo è Veneto sì, tutti uniti, tutti consapevoli che non ci sono altri interlocutori che noi per portare avanti questo progetto. Siamo aperti alla collaborazione di tutti, però è chiaro che tutti devono seguire chi ha dato il via a questa operazione, tutti devono seguire chi ha saputo portare il mondo a guardare cosa succedeva in Veneto. E un'altra cosa, dobbiamo essere consapevoli, prima di concludere, che anche nel processo europeo che si sta muovendo, quello che si è mosso in Catalogna, quello che si è mosso in Scozia, trova proprio in Veneto una propria chiave di volta, trova proprio nella nostra capacità di dare concretezza a questo destino di cui vogliamo essere artefici, probabilmente la soluzione anche per la liberazione di tutti i popoli d'Europa. Noi siamo l'avanguardia. Siamo all'avanguardia perché abbiamo saputo tracciare un disegno originale, abbiamo saputo mettere in atto un qualcosa che prima non esisteva, gli abbiamo dato forma, ora dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di quello che abbiamo disegnato e di dare forza a queste gambe che hanno cominciato a muoversi, di questa Repubblica Veneta che tutti assieme vogliamo vedere presto libera, indipendente e sovrana. Grazie. Thank you.